è Nuova Civiltà TV. Non so se avete notato che lei stessa, Jodie Foster, dice: ma avete preso dai miei ricordi e dal mio essere quando ero svenuto, svenuta, e lo stesso Ted Morse, cioè il padre, ha un sorrisetto di approvazione dicendo: abbiamo pensato che questo ti potesse rendere meno problematica l'incontro. Quindi questo fa già capire le intenzioni che sono emerse. Poi viene detto che lei dice: ci avete contattato, e lui gli rimanda in modo estremamente deciso, come dire: no, no, guardate che voi ci avete contattato. E sembra una situazione apparentemente paradossale anche per la gestione del film stesso, perché c'è tutto un crescendo di situazioni che vengono a crearsi, dove in realtà sembra che ci sia un messaggio in arrivo. In realtà il messaggio c'è, però è come una... Tant'è vero che lei gli dice: ma questa è una prova, e lui gli risponde: no, nessuna prova. In realtà è un qualche cosa che è così complesso, il tipo di messaggio che è arrivato, che è sbalorditivo solo idearlo. E riuscire a decrittare il tipo di messaggio che è arrivato per far sì che si costruisca... la macchina, lo chiama Carl Sagan, e anche nel film viene chiamata la macchina, che possa aprire dalla Terra questi wormhole, questi, diciamo, porte dello spazio, queste porte del cielo, questi Stargate, che possano far arrivare dall'altra parte della nostra galassia, ma per questo anche oltre la nostra galassia, perché nulla è vietato conoscendo queste situazioni. E a un certo punto, quando lei gli dice: ma adesso, e lui gli dice: te ne torni a casa. E lei, un pochino presa dall'ansia, dall'agitazione, dice: ma come, ho fatto tutto questo, ho subito quello che ho subito, è stata un'esperienza indicibile, molto emotivamente, quasi scioccante, e adesso me ne torno a casa. E già lei, lui, un pochino di rimando, quasi dolcemente seccato, gli risponde: sì, si è sempre fatto così da miliardi di anni. Quindi questo fa capire che non solo non saremmo soli nell'universo, perché anche nel libro Contact, da cui è stato tratto il film, lo stesso Sagan dice delle affermazioni, ma molto interessanti in questo senso, dove non ci sarebbero solo uniche razze aliene, ma addirittura ce ne sarebbero altre, e alcune di queste sarebbero paurosamente e mostruosamente antiche. Tant'è vero che quando lei gli dice: ma questo sistema l'avete costruito voi? E l'attore Ted Morse gli dice: no, no, noi non abbiamo fatto niente, l'abbiamo ereditato, che era già costruito e funzionante in pieno, e se n'erano andati quando noi siamo, noi, questa tipologia di razza aliena che ha gestito, come se fosse una specie di missione, di dovere celeste di diffondere la conoscenza e, diciamo, l'evoluzione e il progresso e la scienza in armonia dell'universo. Ma Ted Morse gli dice che erano già andati via quando noi siamo arrivati. Quindi vuol dire che questa razza, che loro gli consente di gestire questa situazione, che ha creato questi multitasking nei confronti dell'universo, e che quindi dice si è sempre fatto così da miliardi di anni, vuol dire che questa razza di alieni, che, di cui Ted Morse rappresenta la personificazione, una specie di tutorial nei confronti di lei, che ha preso appunto, come abbiamo detto, le sembianze di suo padre, gli dice che questa cosa noi la stiamo gestendo da miliardi di anni, ma non è nostra, perché noi l'abbiamo ereditata da una razza ancora precedente, che era così anziana che quando noi abbiamo gestito, forse per un ricambio generazionale o vai a sapere per quali destini che si sono venuti a creare, persi veramente nella notte dei tempi, c'era un'altra razza che questo sistema di
viaggio, di organizzazione, di apertura di questi Stargate aveva creato in maniera assolutamente ignara della seconda razza a cui appartiene appunto Ted Morse come personificazione, cioè il papà di Jodie Foster. Quindi questo fa capire che quando noi pensiamo di vivere in un tempo relativamente semplice, in realtà questa cosa si perde nella notte dei tempi, ma veramente, perché se noi pensiamo che questa razza gestisce, secondo Carl Sagan, che ripeto, aveva una solidissima e notevolissima preparazione scientifica, eppure fa dire che questa cosa, questo sistema di trasporto, come lo chiama appunto Jodie Foster, loro lo gestivano da miliardi di anni, ma non l'avevano costruito loro, perché era ancora più antica di una razza ancora precedente. E questa cosa fa capire che noi, che pensiamo di vivere in un microcosmo per il respiro dell'universo enorme, ma soprattutto dello spazio-tempo, perché andrebbe largamente al di là di quello che l'attuale astrofisica ritiene essere la data di creazione di inizio dell'universo. CBT Italia, the bike. Da oltre 50 anni, al fianco della tua passione. Roto, passion on your way. Amiche ed amici, vi ricordiamo che per tutte le iniziative ed i contenuti della nostra fondazione potete consultare il sito web www.fondazionenuovaciviltà.com. Sostenete la cultura, sostenete la Fondazione Nuova Civiltà. Perché noi pensiamo che c'è una data di qualche miliardo di anni, circa 13-14 miliardi di anni, che è la data della creazione dell'universo con il Big Bang. Ma a quanto viene lasciato trapelare da questa conversazione, la cosa, forse con teorie di universi paralleli o di altre situazioni che non, chiaramente da un dialogo così semplice non siamo in grado di tirare fuori, ma è estremamente più antica, come anche estremamente tenera e quasi mistica, è la dichiarazione sui sogni che fa la razza umana, che dice che si sente così sola e tagliata fuori, e ognuno di noi a volte nel nostro piccolo effettivamente, quasi con uno fine studio sociologico fatto da Carl Sagan, a volte abbiamo delle situazioni in cui guardiamo la grandezza del cielo e dell'universo e ci sentiamo un po' tanto soli, tanto abbandonati in un mare di cui noi non abbiamo che l'abitazione su una piccolissima isoletta che è il nostro pianeta. Ma in realtà sembra anche che ci sia una valorizzazione di un qualche cosa ancora più antico e che prende lo spunto da una mix, lo chiama Ted Morse, cioè una mescolanza, come proprio si fa in un cocktail, da dei sogni molto belli, quindi con una ispirazione fatta di armonia, gli egizi la chiamavano la Maat, l'armonia delle sfere, l'armonia del cosmo, di estrema dolcezza, di estrema bontà, unita forse a quelle che potrebbe essere l'idea della luce come qualcosa di positivo, abbinate invece con un qualche cosa di paura, di brutto, di ombra, di notte, quando parla di incubi orribili. Quindi noi vediamo che a volte, se una persona è molto colta e molto sensibile, anche in un dialogo di soli 3 minuti, può dare delle informazioni veramente a 360 gradi. Noi abbiamo detto che la vicenda di Contact, concretamente, si svolge in questo modo. Quando
Jodie Foster che perde il suo papà, tant'è vero che quando, come abbiamo visto, lui arriva, gli dice mi sei mancata, perché lui muore per un attacco di cuore, forse un infarto, quando lei è ancora bambina. Lei aveva già nel film, probabilmente aveva già perso la madre, quindi era rimasta orfana, eppure con l'estrema determinazione che contraddistingue le persone che hanno un forte carattere oltre una grande intelligenza, riesce a laurearsi in astrofisica e ha un primo incarico ad Arecibo, dove c'è l'osservatorio radioastronomico. Poi viene, in un certo senso, con una borsa di studio, trasportata, riesce ad andare in New Mexico, a Socorro, dove c'è il Very Large Array, che è un insieme di, credo, 16 parabole di grosse dimensioni che riescono a captare in sincronia tramite dei sistemi che incrementano la ricettività e determinate zone del cielo. E lei ha questa specie di missione, questo obbligo di captare qualcosa di intelligente, di un messaggio artificiale che viene appunto dall'universo, dallo spazio profondo. Lei ne è convinta, lei è come se fosse una sua aspirazione, un qualche cosa che l'ha contraddistinta fin dall'inizio. Ebbene, succede che poi lei, quasi per caso, mentre la sta sentendo appunto il rumore di frequenza di base dello spazio profondo, capta un segnale che sono 101 impulsi che vengono da un determinato punto, e da lì parte un climax, direbbero gli autori anglosassoni, cioè un crescendo, perché vengono coinvolti tutti i principali siti astronomici e astrofisici che indirizzano l'analisi per identificare la provenienza, cioè il punto dello spazio da cui viene questa serie di 101 impulsi, che guarda caso è un numero primo, perché vengono appunto mandati in radiofrequenza numeri da 1 a 101, i numeri primi. Vengono chiaramente convocati anche i militari, perché è chiaro che siamo in America, ma sarebbe lo stesso anche in Europa, ormai nel mondo, qualsiasi cosa che ha a che fare con le razze aliene ha un interesse militare inevitabile. Jodie Foster è un po', diciamo, sofferente per questa ingerenza, però è inevitabile, appunto se ne deve fare una ragione. Questo segnale improvvisamente viene ideato da lei di vedere se ci sono degli altri possibili messaggi nascosti, ed in effetti è così, si viene a creare proprio un insieme di matriosche, cioè una serie di informazioni, perché questo segnale, che apparentemente sembra solo un'emissione in radiofrequenza, contiene delle immagini che hanno un riferimento con un qualche cosa che crea, secondo me, all'epoca molto sconcerto e un pizzico di delusione verso gli americani, che hanno sempre un po' diciamo l'idea, l'impressione che loro sono, a livello scientifico, la razza dominante della gestione di queste, diciamo, informazioni scientifiche. Nuova Civiltà TV.